Buongiorno carissimi, bentrovati in questo martedì della quarta settimana del nostro tempo di Avvento, oggi anche il quarto giorno della feria di Avvento. Ascoltiamo la liturgia della parola che ci porta al capitolo settimo di Isaia, dal versetto 10 al versetto 14, è lo stesso testo che abbiamo ascoltato domenica. Isaia invita il re Acaz a chiedere un segno a Dio. Il re non vorrà farlo, non vuole disturbare il buon Dio, ma questa è soltanto una facciata, ma il segno che verrà dato comunque sia è la nascita di un bambino nato dalla Vergine. E il Vangelo non poteva essere nient'altro che l'annunciazione dell'angelo a Maria Santissima, ecco, per l'incarnazione del Verbo, capitolo 1 di Luca, dal versetto 26 al versetto 38. Ma vorrei soffermarmi un attimino sul versetto al Vangelo che dice: O chiavi di Davide, che apri le porte del regno dei cieli, vieni e libera l'uomo prigioniero che giace nelle tenebre. Questa è un'antifona maggiore. Le antifone maggiori sono quelle che in questo periodo della feria di Avvento troviamo come antifona al Magnificat nella liturgia delle ore, per chi è solito pregare i Vespri, per esempio, no? Le antifone maggiori che accompagnano la feria di Avvento, i 7 giorni della feria, sono scritti in latino. E se andiamo a prendere le prime lettere di ogni antifona, iniziando dall'ultima per andare a finire la prima, ecco, troviamo che la formazione di una frase, ero cras, che significa domani verrò. E allora quella di oggi, o chiave di Davide. Questa chiave fa pensare appunto a un aprire qualcosa. Fa pensare, come dice anche davanti ancora, che apre le porte del regno dei cieli. Queste antifone vanno lette anche in maniera cristologica e pertanto si pensa alla discesa dagli inferi, perché colui che ha aperto il regno dei cieli è Cristo Signore. Vieni e libera l'uomo prigioniero che giace nelle tenebre. Il peccato capitale che potremmo associare a questa antifona è l'accidia, il fatto della pigrizia, il fatto di non voler far nulla e non considerarci idonei nel fare qualcosa. Quindi, pertanto, ma io non so, sono una persona anziana che voglio fare più nella mia vita, oppure io non so, sono casalinga e quindi che voglio fare di più, non è che posso avere qualsiasi altro sbocco. Cioè, declassificarci e quindi non ha più senso fare nulla. Invece il nostro piccolo è una goccia nell'oceano, ma è goccia, e quindi pertanto ciò che può contrastare l'accidia è il dono dello Spirito Santo, che è la fortezza, quel desiderio, quel coraggio, potremmo dire, di andare a trovare il bene e di fare il bene. Se siamo umili lavoratori nella vigna del Signore, oserei dire, permettiamo ancora a Dio di sognare, e quindi la nostra disponibilità, il nostro fare, il nostro metterci a lavorare nella vigna del Signore per portare avanti un sogno di Dio, un progetto di bellezza. Perché tirarci indietro? Perché non permettere a Dio di far sognare ancora, di farlo sognare ancora e di pensare anche a un mondo totalmente diverso perché si possa veramente realizzare? Beh, io ci provo, dai. Quindi oggi buttiamo via l'accidia, cerchiamo la fortezza e mettiamoci all'opera, nell'opera di Dio, nell'Opus Dei. L'opera di Dio è quella di fare del nostro meglio nel nostro piccolo, di essere disponibili e non vivere di pigrizia o di chiusura. Un abbraccio fraterno a ciascuno di voi, buona e santa giornata, ci vediamo domani per il nostro solito appuntamento, perché vi ricordo che stiamo ancora nel tempo di Avvento.